Aula deserta, commissioni vuote, corridoi silenziosi, neppure al bar si vede anima viva. Le vacanze del Parlamento siciliano non sono ancora finite e nonostante le urgenze non manchino, la Regione è infatti sull'orlo della bancarotta per un buco da 7,5 miliardi di euro, gli unici lavori in corso qui sono quelli di ristrutturazione. Quando è stata l'ultima volta che l'Aula si è riunita? I primi di agosto, quando si è paventata diciamo, la riapertura dei lavori, in realtà giorno 2 settembre eravamo in 10 persone in aula a parlare di interrogazioni e interpellanze del 2013. 10 deputati presenti su 90, eppure non si può dire che le vacanze di quest'anno siano state le più lunghe dei parlamentari siciliani. E a memoria mia, credo sia la vacanza in assoluto, il periodo di chiusura più corto della storia dell'Assemblea regionale. Ma visto la situazione di grave crisi, non sarebbe il caso di rientrare al lavoro un po' prima, secondo lei? Ma la cosa drammatica non è il fatto che abbiamo ripreso dopo 30 giorni, la cosa drammatica è che non ci sono argomenti all'ordine del giorno, potremmo andare in assemblea pure domani mattina, non abbiamo cosa fare. Tuttavia, i deputati che alla seduta semideserta di settembre erano presenti, di difendere i colleghi proprio non se la sentono. Diciamo che è un Parlamento che sta riprendendo lentamente la sua attività, ma se il Parlamento resta chiuso non risparmiamo l'aria condizionata. I nostri deputati ancora non sono rientrati al lavoro, che ne pensa? Diciamo che non fanno altro che confermare quello che sanno fare, che i risultati si vedono giornalmente. Fanno veramente pena questa gente. Lei ha fatto vacanze? No, io non ne ho fatto vacanze perché non me lo posso permettere. Nonostante il rischio default evocato dalla Corte dei Conti, all'ordine del giorno c'è solo l'ennesimo rimpasto, come ci conferma Fabrizio Ferrandelli, che dall'Assemblea regionale siciliana si è dimesso in polemica con la Giunta. Sì, si dovrebbero vergognare perché sono stati in vacanza anche gli altri 3 anni e questo è un gruppo politico che ha perso la credibilità e la sintonizzazione col territorio. In realtà parlano soltanto di rimpasti e di poltrone. E mentre l'economia dell'isola affonda, i costi della politica restano altissimi. Ricordo che questo palazzo costa 146 milioni di euro, che i deputati costano 11.100 euro lordi al mese, che abbiamo 3 dirigenti esterni che sono i vertici dell'amministrazione, che abbiamo 1.800 dirigenti di terza fascia,